La storia del Milan in questa Coppa Italia inizia da qui, dal Genoa di un altro grande autore rossonero, Andriy Shevchenko. Il percorso è lungo, ma la strada è quella che conduce al trofeo. Si gioca Milan-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si torna dietro da Van Housen, che si mette in proprio, guadagna campo. Il belga fa tutto da solo, carica il mancino! Portanova alza le braccia, va sul secondo, il colpo di testa e arriva il vantaggio del Genoa con Østigard. Primo gol con la maglia del Genoa. Torna giù Fikayo Tomori. Arriverà il cambio con Florenzi dentro, Melegoni e Kuban. Gabbia su di lui, il pallone passa e arriva la conclusione di Portanova che dà l'illusione del gol. Messias va sul secondo, la deviazione, la smanacciata di Semper a negare il gol al Milan. Punta Portanova, Brahim riceve, è rimasto alto Teo Hernandez per Oliviero. Segna sempre a San Siro e lo fa bello, la mette all'incrocio dei pali. Olivier Giroud, voilà, 1-1 Milan. Che gol! Attaccante d'area di rigore, il numero 9 per eccellenza, Olivier Giroud. Bakayoko riconquista, il pallone è buono per Rafa Leao. Leao! Giocata sontuosa di Rafa Leao. Brahim Diaz per Tonali, che può caricare! La finta di traversone, Leao con il mancino! Rafa Leao se la ride, il Milan è avanti! Leao, anche quando non vuole far gol, la mette dentro, il suo momento. Magic moment, Rafa Leao. Teo Hernandez ne ha ancora, viene mandato da Sandro Tonali. Teo Hernandez, Salemaker la chiama, Alexi la chiude così per il gol del 3-1 del Milan, secondo assist per Teo Hernandez della partita e il gol di Alexi Salemaker. Arriva il triplice fischio, il Milan si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. Un caro saluto da parte di Francesco Specchia.